Buongiorno a tutti quanti. Oggi sono qua con la mia mogliettina Ciao. che mi ha insegnato, visto che anche lei usa i pennelli in tasso, come fare un lavaggio straordinario, diciamo, no? Del pennello, del ciuffo del pennello. Allora, partiamo dal presupposto che questo pennello che ho io in tasso ce l'ho ormai da sicuramente 3 anni. Ed è ancora come nuovo, quindi il fattore fondamentale su un pennello è sciacquarlo bene dopo averlo utilizzato. Allora, qual è il metodo che uso io? Se voi andate sotto il rubinetto o dentro l'acqua e lo sciacquate solo con le dita così, resterà sempre parte del sapone tra le setole, le fibre, il pelo, no? Cos'è che può creare? Intanto le setole diventano o il pelo diventa più secco, quindi anche in viso non tratterà più l'acqua allo stesso modo, e in più questa secchezza irrigidisce il pelo e lo può far spezzare, e se si spezza il pelo magari a metà potrebbe cominciare a pungere dopo in viso, quindi andate proprio a rovinare il ciuffo. Allora, come lo sciacquo io? Pennello. Una volta che avete finito di farvi la barba, lo mettete dentro una ciotola, ok? Acqua corrente direttamente dentro la ciotola e cominciate a girare così. Girate, girate con l'acqua corrente calda, non bollente ma calda, 50-60 gradi, e continuate a girare fino a quando svuotate, girate sotto l'acqua calda, svuotate, fino a quando praticamente l'acqua che vedete dentro, che batte anche sul pennello, non è trasparente. Andate tranquilli che il pennello, una volta che fate così, con l'acqua che cade e diventa trasparente, il pennello è perfetto, praticamente perfetto. E dopo gli date qualche scrollatina, lo asciugate bene e il ciuffo vi dura all'infinito senza dover fare chissà che pulizie. Però mettiamo il caso che magari anche facendo così, dopo 3-4 anni, o magari chi non ha mai sciacquato bene il pennello, magari fino adesso l'ha usato in modo diverso. Come fare? Allora, bicchiere d'acqua, magari calda, meglio, un po' di acqua calda. Prendete dell'aceto e ne mettete dentro una parte, ok? Adesso su mezzo bicchiere d'acqua che è sufficiente per un ciuffo, ci potete mettere dentro, ecco, metà acqua e un terzo di aceto. E andate ad immergere il ciuffo, ok? Siccome il tasso soprattutto non è idrofobo, quindi non prende l'acqua e il pelo, io consiglio di schiacciare un pochettino il ciuffo, così. Lo schiacciate dentro perché andrà a prendere tutto quanta l'acqua fino al centro. Ecco, lasciate sempre possibilmente fuori il manico, perché se è di legno si potrebbe gonfiare e rompere, quindi lo tenete sempre fuori. Adesso qua, casomai ne svuotate un po', lo tenete fuori e lo lasciate lì un quarto d'ora, 20 minuti, il tempo che l'aceto vada a togliere eventuali incrostazioni o eventuali rimanenze del sapone. Dopodiché, una volta fatto questo, lo andate a sciacquare. Adesso io uso questa ciotola, però lo andate a sciacquare, ok? Magari sempre col solito metodo, con un po' di acqua calda dentro la ciotola. Dopodiché, cosa fate? Prendete un po' di lavapiatti, però se volete una cosa magari ancora meno aggressiva, se vogliamo dire così, prendete un po' di shampoo, baby shampoo, quello per i bambini che trovate in qualsiasi supermercato, di shampoo, baby shampoo della Johnson. Ne mettete un pochettino nell'acqua, magari con poca acqua, e cominciate anche qua a fare dei movimenti per andare, magari in questo caso con le mani, per andare un pochettino a sciacquare, lavare bene il pennello. Dopodiché, stesso trattamento, sciacquate via tutto quanto, e se volete acquistare un po' di morbidezza, quindi questo si fa soprattutto con il maiale e con il tasso, ci mettete un po' di balsamo,
Stessa cosa, un po' di acqua, magari dentro il bicchiere o dentro la ciotolina che avete, ci mettete un po' di balsamo, mischiate un pochettino e lo fate entrare così, magari lo lasciate lì 5-10 minuti, sciacquate bene il tutto e il pennello praticamente vi ritorna ancora meglio di quando l'avevate acquistato. Questo metodo, magari tralasciando l'aceto, quindi la parte dell'aceto iniziale, ma un po' di shampoo e un po' di balsamo, lo potete fare anche quando acquistate un pennello nuovo, che magari c'è un po' di trattamento, c'è ancora un po' di odore, lo potete usare comunque come trattamento. Questa cosa la potete fare anche tralasciando il balsamo. Lo potete fare anche con i pennelli sintetici, perché se nel sintetico vi rimane comunque parte del sapone, potrebbe nel tempo le fibre possono diventare più rigide e dar magari fastidio e non montare più bene. Allora, sempre acqua e aceto, lasciate che si sciacqui per bene, ci date 2-3 giri in modo che eventuali residui del sapone vadano dentro l'acqua e l'aceto, sciacquate. Ci passate un po' di shampoo, ok? Un pochettino, lo passate bene, sciacquate di nuovo e voi avete. Dopo, se vi dà fastidio il fatto che ci sia lo shampoo, che magari c'è un po' di odorino, qualche residuo, ci fate un montaggio a vuoto con una Pro Raso, con un sapone normalissimo e avrete i pennelli sempre alla perfezione. Ecco. Quindi spero che questo piccolo tutorial vi possa essere utile. È una cosa semplice. Ricordatevi sempre che il tasso non ha bisogno di ammollo, quindi non lasciate il tasso nell'acqua una notte, una giornata, 5 minuti con l'acqua calda, mai bollente, mai in nessun tipo di ciuffo, medio bollente, mai 50-60 gradi va più che bene. 5 minuti prima di usarlo, lo mettete in acqua calda giusto per fargli prendere il calore, che comunque quello va sempre bene. Stessa cosa per il sintetico. Va benissimo, il maiale magari, ecco quello, se riuscite mezz'oretta prima è meglio, però anche lì fare 24 ore nell'acqua non è una cosa così tanto utile, e soprattutto con l'andare del tempo, se lasciate proprio a modo, rischiate di crepare il manico, rischiate comunque di creare dei problemi. Il maiale per essere al top va usato più spesso, se non lo usate spesso magari ogni tanto ci fate un montaggio a vuoto. Lo usate un pochettino con la ciotola, ci giocate un po', fate un paio di montaggi così lo riattivate. E invece il tasso è anche sintetico, lo si può usare tranquillamente senza alcun problema. Bene, spero vi possa essere stato utile. Ecco, la mogliettina oggi ha parlato poco perché me l'ha spiegato prima a me. Ecco, io ve l'ho detto a voi, però almeno mi ha fatto compagnia. No? Dai. Vi auguro una buona giornata e ci vediamo al prossimo video. Vai, eccoci qua. Allora, in questo momento vorrei farvi vedere la parte secondo me più importante, che con l'utilizzo vi permetterà di non dover fare chissà che pulizie. Allora, quando voi avete fatto il montaggio, ok? Vi avete fatto la barba, tirate via il sapone in più, sciacquate un po'. Ma se voi lo sciacquate solo così non andrete mai a fondo con la pulizia. Quindi io vi consiglio di ciotola, acqua calda, ecco, eccolo qua, e fate questi movimenti qua. Se voi vedete, l'acqua è sporca di sapone. Quindi via, girate, girate come se steste facendo un montaggio e ancora la vedete torbida l'acqua. Quindi via di nuovo. Continuate così fino a quando l'acqua non diventa limpida. Ecco qua. Adesso l'acqua è pulita. Date di colpettini così. Eccolo qua. Il ciuffo risulterà sempre pulito,
non rimarranno residui di sapone e vi potrete godere le vostre sbarbate. Bene, vi saluto e ci vediamo di nuovo al prossimo video. Bye bye!